l'operazione, sul secondo procedimento, le indagini sono nate subito dopo l'esecuzione della precedente misura custodiale, perché ci sono sopraggiunte delle ulteriori segnalazioni dei cittadini circa il reiterarsi delle condotte nelle medesime zone che erano state già oggetto di attenzione. Quindi si è proceduto al monitoraggio dei territori, aggiungendo anche nuovi punti di osservazione. Si è potuto constatare che sia dopo l'esecuzione della misura che dopo l'avvenuta attenuazione della misura nei confronti di alcuni degli indagati che con il tempo avendo ammesso i fatti, comunque essendo cessate, voi capirete che il decorso del tempo unitamente ad altre circostanze attenua, diciamo, le esigenze cautelari, quindi alcuni di essi sono stati rimessi in libertà, quindi alcuni hanno ripreso il controllo delle medesime zone ed altri soggetti invece si sono sostituiti nelle zone non più presidiate dai precedenti parcheggiatori per porre in essere le medesime condotte. Ribadisco, come ha giustamente sottolineato il procuratore, che il fenomeno non è quello dei parcheggiatori abusivi, perché il parcheggio abusivo, come sapete, è un illecito amministrativo che nel fenomeno statico guarda chi svolge un'attività di custodia dei veicoli non autorizzata. In questo caso noi abbiamo invece sempre indicato e sono sempre state attenzionate determinate condotte che si connotano per la realizzazione di un metus implicito o esplicito e che si caratterizza da un controllo non occasionale verificatosi in rarissime circostanze, ma da persone che stabilmente presidiano quasi con una militare un territorio e persone che reiterano queste condotte nonostante precedenti provvedimenti dissuasivi rappresentati, che avrebbe dovuto avere efficacia dissuasiva, rappresentati o dai controlli che sono stati comunque costanti nel tempo, sia da parte dei carabinieri che da parte della polizia municipale, sono rimasti del tutto indifferenti a provvedimenti di allontanamento che erano stati disposti ai sensi della nuova normativa. Di questa indagine, più che parcheggiatori abusivi, sono parcheggiatori estorsori. Ma in realtà l'indagine è stata anche più ampia, perché vista la recidiva che si è verificata proprio nelle stesse zone in cui erano stati accertati i reati di estorsione con riferimento a questo fenomeno particolare, i parcheggiatori cosiddetti abusivi, in realtà anche estorsivi, e ci siamo interrogati se dietro questo fenomeno non vi fossero anche le organizzazioni criminali, perché altrove, mi riferisco per esempio alla provincia di Napoli, dietro questo fenomeno spesso si nasconde la mano, l'intervento coordinatore anche della criminalità organizzata. In realtà lo Stato, nonostante le indagini approfondite, anche tecniche, sono state eseguite, questa eventualità è stata per il momento appunto esclusa. Però ecco, resta il fatto in sé, cioè che questo fenomeno, per quanto limitato e circoscritto, continua a verificarsi. Allora lo Stato deve porre un argine a difesa della libertà individuale dei cittadini e anche appunto della libera intrapresa, perché esistono anche delle imprese come Salerno Mobilità che esercitano liberamente, ma in regime legale, il fenomeno della riscossione del prezzo del parcheggio, e subiscono un'illecita concorrenza che non è ammissibile, tanto più quando questa si esercita in modalità violenta e minatoria.